Audio Jungle. Due ospiti che, prima che ospiti, ovviamente sono amici. C'è un debutto al mio fianco, Paolo Fornaciari, un carissimo amico, classe 1971, un gregario che tanti campioni si sono voluti veramente fidelizzare al massimo e tanti altri lo avrebbero voluto. Grazie per essere con noi, Paolo. Grazie a voi, grazie Roberto che mi ha invitato alla tua trasmissione, sono contentissimo, mi rituffo un po' nel passato di ciclismo anche se sono tanti anni che diciamo, ho smesso di correre nel 2009, quindi sono già passati 10 anni, quindi sono contento un po' di rifare qualche chiacchiera diciamo così, di ciclismo, che è sempre bella. Non mancheranno le chiacchiere, certamente, come potrai vedere, ma il piacere è tutto nostro, anche se veramente sei sempre uno sportivo, molto attivo nella tua attività imprenditoriale di gelataio, possiamo dirlo, Certo, vero? sì. Poi dopo ci illustrerai qualcosa in particolare, e poi anche ancora sportivo, perché tu sai benissimo, possiamo dirlo, non è un pochino che ti faccio la corte, però quando il tennis, quando il calcetto, Paolo... insomma, sempre impegnato anche sportivamente, oltre che dal lato imprenditoriale. Invece, accanto a Paolo, quasi coetaneo di un anno più grande, ma sono stati molto spesso anche compagni di squadra e poi grandi amiconi perché hanno svolto l'attività giovanile a fianco, anche se poi Simone Biasci è emigrato in Lombardia negli ultimi anni proprio del dilettantismo, insomma, due amici che poi sono rimasti anche nella vita e credo che lo zampino per la presenza di Paolo questa sera ci sia anche dovuto a Simone Biasci, che invece per quanto riguarda non è certo una matricola questa trasmissione, quanto piuttosto una new entry e parteciperai ancora. Grazie comunque per essere stato, per stare con Buonasera noi. Roberto e niente, andiamo in questa trasmissione. Ti Perfetto, aspettiamo. certo. Allora, un appuntamento che è stato anticipato al martedì proprio per liberarci un pochino della giornata di domani, che è proprio una festa nazionale dedicata proprio al lavoro, ma soprattutto comunque una giornata sotto il profilo del calendario agonistico molto intensa perché ci sarà quello che una volta era il Gran Premio di Francoforte, gara in linea di ciclismo, e poi la seconda tappa del Romandia. Noi però guarderemo un pochino a quello che è stato le classiche delle Ardenne e parleremo un po' anche di Giro d'Italia. Però andiamo di corsa perché è una puntata ricca di argomenti e anche di ospiti. Per cui, insomma, prima che mi succeda nel finale di dimenticare i nostri partner commerciali, io chiedo alla regia se può mandare la prima serie di spot. Grazie. Taddei Store & Service è la passione della bici a 360 gradi. A Santa Croce sull'Arno, il rivenditore ufficiale Specialized più grande della Toscana. Crono, triathlon, ciclocross, gravel, marathon, cross country, trail, enduro e downhill. A ognuno la propria bici. Un posizionamento personalizzato. Accessori delle migliori marche. Dal casco alle scarpe. Taddei Store & Service. L'officina qualificata e attrezzata in grado di risolvere e consigliarti per rendere ottimali le tue performance. Seguici sui social e sui siti ciclitaddei.it e taddeimotocicli.it. I servizi antincendio, gli estintori, gli idranti, le uscite di sicurezza.
Tutto deve essere a norma, regolarmente controllato, certificato. E qui interviene RF Antincendio. Personale specializzato, interventi sul posto, certificazioni e adeguamenti alle normative vigenti. Tutto fatto e fatto bene, risparmiando il vostro tempo e il vostro denaro. RF Antincendio. E non ci pensate più. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Spizzettando, l'impasto giusto del sapore tradizionale con gli ingredienti di alta qualità. Spizzettando, l'eccellenza della pizza dal cuore della Toscana fino al mare. Vieni a provare le pizze speciali nei nostri 7 punti vendita: Carmignano, Poggio a Caiano, Seano, Agliana, Tavola, Empoli e Viareggio. www.spizzettando.it. Torniamo in studio, il tempo per chiedere a Simone Biasci. Tutti e due, Simone Biasci e Paolo Fornaciari, sono stati corridori da classiche del pavé più che da classiche delle Ardenne. Però quanto ti è piaciuto la Liegi Bastogliesi? Però ti interrompo perché abbiamo in linea il vincitore della Liegi Bastogliesi. Ringraziamo di essere con noi. Jacob, buonasera. Jacob Fulzag. Buonasera, buonasera. Allora, sappiamo che i tempi davvero li ho ridotti, ma una domanda che ci facevamo in studio, al di là dei complimenti per la meravigliosa vittoria alla Liegi, ma della spettacolare primavera, ma cosa ti era successo? Grazie. A 4 chilometri dal traguardo, quella sbandata, hai avuto una padronanza del mezzo eccezionale? Sì, io so neanche io cosa è successo. Solo che è scivolato la ruota posteriore e in qualche maniera sono riuscito a rimanere in piedi o sulla bici. So che avevo lasciato i freni, avevo pensato fino a quando arrivo al marciapiedi dall'altra parte della strada, in qualche maniera sicuramente riesco a salvarlo, ma alla fine la bici si è drizzato e ho continuato. Sei stato eccezionale, sei stato bravissimo, ma bravissimo sei stato anche nell'interpretare la corsa, non hai voluto correre rischi e sei voluto arrivare da solo. Li vedevi stanchi i tuoi compagni di fuga, prima Woods e Formolo, oppure è venuto distinto l'attacco? Quando siamo andati via lì all'inizio a Rosfocon, io avevo pensato ok, adesso posso davvero giocare il podio, anche perché abbiamo subito preso un bel vantaggio e in tre sicuramente si lavora bene, la possibilità di arrivare era grande. Poi quando ho visto che Woods non voleva più lavorare o non poteva, ho detto ok, dovevo provare anche sull'ultima parte della salita a fare un forcing per vedere se giocava o se stava davvero a tutta. E già prima la gara, già i giorni prima, mi sono mentalizzato per avere la mia linea di arrivo lì sopra quando si scolina Rochefoucauld, e anche per quello avevo avuto una grinta per provare e dare tutto fino a in cima della salita. E soprattutto su Rochefoucauld hai notato che mai come questa volta il tuo rivale diretto Julian Alaphilippe era in crisi subito. Sì, lo sapevo già prima che Liegi fosse, diciamo, da tutti questi classici, anche se inclusi strade bianche, che a Liegi c'era le salite più lunghe e se si faceva una gara
dura, dove si andava forte sulle salite, io probabilmente avevo più possibilità di rispetto a lui. Poi si sa mai la giornata e alla fine forse anche la mia fortuna che il tempo aveva stato così brutto e anche per quello è venuta una giornata durissima, dove anche di mangiare, alimentarsi e stare coperto e caldo era importantissimo. Gli amici danesi immagino ti hanno fatto tanta festa, prima di te c'era riuscito un mito, Rolf Sørensen, a conquistare la Doyen. Sì, alla fine siamo solo due danesi adesso che abbiamo vinto un monumento e sì, sono molto, molto contento e sicuramente la mia vittoria più grande nelle corse di un giorno. E per concludere, Jakob, la tua stagione come proseguirà? Adesso ho un po' di pausa e poi vado a preparare per il tour. Vado prima a Tenerife, un po' di ritiro e poi Delfinato e poi il Tour de France. Ma una stagione così eccezionale, penserai alla classifica, al tour? Tu già altre volte hai pensato alla classifica generale. Sì, ho provato altre volte. Una volta sono anche uscito a arrivare nei primi 10. L'anno scorso non andava come volevo, ma avevo trovato, diciamo, un problema con i carboidrati che il mio corpo non andava come volevo e questo problema adesso è risolto e avevo trovato una strada giusta per me dove riesco a andare forte e nello stesso tempo mangiare il giusto, e per quello e anche quando vedo come avevo fatto la prima parte sono pronto per provare di nuovo a fare classifica al tour. Forse è la volta buona davvero per arrivare nella top 5, perché quest'anno è un'annata eccezionale. E sei un corridore generoso e che sa capire anche il pubblico. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro e veramente buona chance, buona fortuna. Grazie mille, grazie, buona serata. Grazie davvero a Jakob Fuglsang, grazie al suo eccezionale addetto stampa che ci è sempre vicino, Vitali Abramov, ed anche il suo procuratore, lo voglio dire proprio così pubblicamente in diretta perché noi che siamo nell'ambiente, il suo procuratore Moreno Nicoletti, ragazzi lo sapete benissimo, vincere una Liegi, capito, e tre giorni dopo presentarsi con questa disponibilità, pressato un pochino da tutti i media danesi. Veramente un ragazzo solare, un bel ragazzo, non solo fisicamente ma proprio una bella persona. E poi ha fatto un gran numero, Simone. Sì, il fatto che stasera era in diretta, con poche ore di distanza dal successo, è veramente notevole il fatto che è intervenuto in trasmissione. Io non ho visto purtroppo la Liegi, mi hanno un po' parlato di come si è svolta la corsa, mi hanno detto che veramente e andava molto più forte degli altri, quindi ha fatto una grossa differenza in finale. Però, come ti dicevo prima della trasmissione, si era visto veramente un Fuglsang nelle ultime gare eccezionale. Alla Amstel la differenza per venire via dai migliori l'ha fatta lui, Alaphilippe è riuscito solamente poi a raggiungere la ruota, poi in finale vabbè c'è stato un po' di ordini di scuderia che ha smesso di tirare per cercare poi di vincere, no? Essendo battuto da Alaphilippe, però la differenza l'aveva fatta lui, e alla Freccia Vallone che è arrivato secondo me se era più convinto poteva anche centrare quell'obiettivo. Adesso può sembrare facile, no? Parlare dopo un successo, io però Fuglsang ho avuto modo di avvicinarlo nella Mixed Zone a Strade Bianche,
Era tranquillo, era sereno. Io per provocarlo gli dicevo, no, l'aveva battuto alla Philippe proprio sull'ultimo strappo del Santa Caterina. Faccio, ma forse non è che sei stato un po' troppo generoso, visto che quell'altro è più scattante, non potevi essere, tra virgolette, un pochino più lavativo, no? E lui mi ha un po' sorriso, come quasi per farmi capire che non fa parte della sua indole, no? Però ecco, abbiamo notato la lucidità. Gli ho detto, quando ti sei accorto sulla Rochefoucauld che praticamente alla Philippe non ce la faceva più, forse ti eri già accorto che avevi già mezza liegi in saccoccia. E lui ha detto che forse se l'aspettava, forse anche un po' per quello che dici te, che non ha visto la reattività di Alaphilippe alla freccia vallone su un arrivo che comunque privilegia Alaphilippe rispetto a Fulsang, che è quello del burro di V. E poi soprattutto, diciamo, con le salite più dure, a rendere la corsa dura, la pioggia, sapevo che tutto poteva giocare a mio favore. Vabbè, la Liegi, come si sa tutti, è la corsa, la classica, insieme a Giro Lombardia, più dura per altimetrie, per il freddo che c'è stato. Comunque Alaphilippe nelle ultime classiche andava un po' incalando, poi la classe viene sempre fuori anche quando non hai ormai una fase top della condizione. E ho visto poi, tra l'altro, domenica mattina Alaphilippe augurava, se non doveva vincere lui, la vittoria a Puxa. Questo dimostra, come dicevi prima, il carattere eccezionale di questo ragazzo, che è molto generoso, e questo è consapevole anche Alaphilippe, che ha sempre collaborato nonostante era battuto, e augurava a lui, in caso lui non poteva vincere, la vittoria. Io, Paolo, te sei sempre stato un compagno di squadra molto generoso, no? Però sei stato anche molto sociale e socievole, sempre allegro, pronto alla battuta. E si sa quanto è importante anche il carattere quando poi si vive in una comunità fatta di 10, 12, 13 persone, che dir si voglia. Io però vedo, soprattutto nei corridori stranieri, non me ne vogliano, sto generalizzando, non me ne vogliano i corridori di casa, però vedo questa serenità che talvolta non riesco a vedere nei nostri atleti, anche per come sanno gestirsi e tutto quanto. Faceva adesso l'esempio Alaphilippe, la stima di Alaphilippe, l'amicizia con Fulsang, però bisogna ricordare che una settimana prima avevano gettato alle ortiche una corsa come l'Amstel Gold Race, a guardarci l'un con l'altro, Simone. Tu, Paolo, però la domanda era questa, fra l'altro sei stato a servizio di diversi capitani, no? Non avevano caratteri facili i tuoi capitani, li ha voluto tanto bene, ma caratteri facili non ce l'avevano, vero? Ma sai, il discorso è questo, quando uno è un campione ha delle grosse responsabilità. È vero che la dote di madre natura, tipo Gilberto Simoni, mi viene in mente uno, un trentino, si dice un cruco, però quando uno ha un peso addosso, dover vincere un Giro d'Italia, dove la preparazione parte alle spalle molto tempo prima, e l'avvicinarsi al Giro d'Italia ci sono tanti momenti difficili, e ti può venire un raffreddore, ti può venire una caduta, un'infiammazione a un ginocchio, e la tensione che comporta l'avvicinarsi a queste gare è talmente alta che questi ragazzi che sono, diciamo, capitani devono sopportare. È normale, penso che siano un po' scontrosi, un po' difficili da gestire, però fa parte del gioco. Io sono rimasto colpito dalla tranquillità di questo ragazzo, dall'intervista, dall'avversario che si fanno complimenti. Questa è la serenità con cui uno dovrebbe affrontare uno sport di stress come può essere il ciclismo, perché vincere una Liegi, Bastogne Liegi, che come diceva Simone è una delle gare più dure sinceramente al mondo a livello di percorso, di psicofisico proprio impressionante, e arrivare nel finale, avere una sbandata in bicicletta e riprendere la bicicletta è segno di lucidità. Lui sicuramente aveva già capito che poteva vincere, però gli insidi sono fino alla fine. Tornando al tuo discorso, io ho avuto dei grandi corridori, dei grandi compagni come Ivan Gotti.
qui si torna indietro nel passato, nel 1997, quando questo Mino, tutto ciondolante, ha vinto il Giro d'Italia battendo un certo Tonko. Certo, poi non c'era... so se ti ricordi. Oh, porca miseria, questo ragazzo. E ti posso dire anche che, a parte poi come finì il giro, ma c'era anche un Leblanc che andava certo, fortissimo, sì, e che veramente impensieriva, era stato campione del mondo ad Agrigento. Prego, sì. Paolo. Sì, no, il discorso per dirti, si prese la maglia rosa con Ivan Gotti a Cervinia, e il giorno dopo la tappa di Brescia tutti ci attaccavano. Io, insomma, erano i primi anni che ero professionista, non sapevo quello che dovevo fare. Il primo a tirare in pianura fu Gianmario Cipollini. Cioè, voglio dire, un personaggio come lui si mise a disposizione di questo ragazzotto qua che andava tutto ciondolante, cioè, e si unì la squadra in quell'occasione. E quindi abbiamo battuto, diciamo, lo squadrone Mapei, che era il favorito. Però noi tutto, cioè, ci si dava l'anima l'uno con l'altro. E quello è il bello del ciclismo, no? Io mi ricordo un episodio che tenni lontano dalle cadute, io ero l'angelo custode, diciamo, di Gotti. Lo tenevo lontano dalle cadute, coperto dal vento, il rifornimento, l'acqua. Arrivamo vicino a Caserta, che lo abbandonò un attimino, gli dissi: guarda, Ivan, vado a tirare volata a cipolla. No, ma che fai? Ma no, vado a tirare volata a cipolla, lasciai lì con altri corridori in sicurezza e andai a tirare la volata a cipolla e feci anche un bel lavoro. Prima di montare sull'ascensore in albergo, si avvicinò da me Gotti, mi ricordo questa cosa qui, la porto sempre come esempio, per dirvi com'è bello il ciclismo. Mi dette una botta sulla spalla e mi disse: come fai ad andare forte così? Grazie. Allora il giorno dopo, invece di stare a un metro dal gruppo, stavi a 3 metri dal gruppo. Quindi, cioè, l'amicizia che si crea nello sport, specie nel ciclismo, è questa qui. Te hai iniziato la trasmissione parlando di Simone, amicizia. Simone, siamo, diciamo, cresciuti insieme. Io Viareggino, lui, insomma, mezzo pisano, mezzo pistoiese, mezzo milanese. Cioè, mezzo corridore. No, diciamo un grande corridore, con grande classe. Certo, e cioè, certo. ci siamo ritrovati qui stasera, sono passato qua tantissimi anni. E in amicizia, sì, però ora spingetelo, perché sennò la trasmissione no, è vero, ma è bello così. Invece racconterò un attimo di pausa, ma racconterò subito dopo il vostro debutto nei professionisti, eh? Però sempre per stare in tema di Liegi, io pregherei la regia, ci dovrebbe essere una clip realizzata dal sottoscritto proprio a caldo dopo la Liegi, che cerca di raccontare un pochino queste impressioni. Poi torneremo su questa Marcord e ci sarà anche un amico in collegamento telefonico, okay, tra poco, lo vedrai. È vero che non sempre nel ciclismo vince il più forte, ma è altrettanto vero che se ti rendi conto di essere il più forte, non puoi sempre rassegnarti a perdere. La sfida Fuglsang Alaphilippe ci ha accompagnato in gran parte di questa primavera, partendo proprio dal finale di Strade Bianche. E quando a spuntarla non era stato il moschettiere francese, ecco che la corsa si era offerta improvvisamente al giovane talento Matthew Van Der Poel, così come era successo domenica scorsa all'Amstel. La Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, così come è denominata la classica più prestigiosa che chiude la serie delle gare delle Ardenne, rappresentava l'ultima occasione per il danese dell'Astana per immortalare la sua generosa primavera con un successo prestigioso. Jakob Fuglsang ci è riuscito, costretto ad agire attraverso l'unica soluzione che gli consentisse di potersi avvicinare al traguardo, nella consapevolezza di non rischiare ancora di doversi accontentare dell'ennesimo piazzamento. Questa volta a Liegi ha dovuto, per forza o per ragione, tagliare il traguardo in solitario, attaccando più che mai deciso sull'ultima asperità di giornata, la Rochefoucauld, che con l'arrivo proposto quest'anno nel centro di Liegi era diventato l'ultimo trampolino di lancio per i vari pretendenti al successo. I vari pretendenti che ad uno, a cominciare dal sempre presente Julien Alaphilippe, Fuglsang è riuscito a staccarsi di ruota proprio su quest'ultima côte. Gli unici che per un po' sono riusciti a tenere il suo passo sono stati il canadese Michael Woods e il nostro Davide Formolo.
giunto sul traguardo in solitario a raccogliere il piazzamento d'onore a 27 secondi dal vincitore. Ottimamente assistito il veronese dalla formazione della Bora Hansgrohe, è apparso nelle migliori condizioni psicofisiche per presentarsi ambizioso alla partenza del Giro d'Italia. È stata una corsa tirata, appesantita per lunghi tratti dalla pioggia e da temperature rigide, come ha sottolineato dopo il traguardo Vincenzo Nibali. Un'altra figura che può valutare in chiave positiva la propria prestazione. Brillante anche se non brillantissimo, almeno non sufficientemente da restare sulle ruote di chi a Liegi. È stato l'autentico mattatore, un mattatore determinato e dotato della massima destrezza. Quando a poco più di 4 km dal traguardo è riuscito con grande abilità a tenere il comando della bici ed evitare una pericolosa sbandata che, oltre che compromettere l'esito della corsa, avrebbe potuto determinare per lui una rovinosa caduta. Ma oggi Fuglsang, oltre alla bici, aveva stabilmente in mano la corsa. Una corsa che finalmente gli ha fatto voltare la sorte di un destino che troppe volte lo stava relegando in posizioni non proporzionali alla sua generosità e determinazione. Un successo che gli arriva in extremis, ma che va a rivalutare anche tutti quei piazzamenti che troppo spesso lo avevano lasciato con la mano in bocca. Allora, il tempo per rientrare in studio, per aprire con quella che sarà la seconda parte della puntata del tuo show sui Pedali Magazine, e quindi diciamo questo giro di boa, chiedo alla regia se può mandare la seconda serie di spot pubblicitari. Grazie. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Papola Costruzioni, edilizia di alta gamma dalla A alla Z, carpenteria, costruzioni civili e industriali, ristrutturazioni, finiture e noleggio attrezzature. Per consulenze gratuite e preventivi telefonare a 349 66 08 569. Papola Costruzioni, l'eccellenza a portata di mano. Allora, avevo promesso di raccontare un po' il vostro debutto a professionisti. Bisogna ricordare che il ciclismo degli anni dei corridori nati a cavallo fra gli anni 69, 70 e 71 fu un'annidiata, come si dice, eccezionale. Ha parlato di Gotti, 69, Cerabelli, mi sembra fosse 70, Biasci 70, Bartoli 70, Casagrande 70, Simoni che ha citato 71, Pantani 70, Rebellin 71, no? Per dire. Ma soprattutto in Toscana, anche per i circuiti che ancora erano molto più frequenti, c'era veramente una forte rivalità, Mercatone, Magnarredo, no? Simone poi emigrò nella squadrone della Domus. Poi sì, Corille, sì. Mi pare. Era Remac, era Brescia, Latte Remac, poi Domus, sì. Poi però tutti vi ritrovasti passare professionista con la Mercatone 1. Sì. Ci fu il blocco olimpico, il 92, lo vinse il povero Casartelli, quell'edizione, no? Poi passate professionisti. Al passaggio ad agosto, a settembre, eravate un po' sempre un pochino scombussolati da questa stagione olimpica e tutto quanto. Però si riparte con la stagione 93, si riparte dalla Sicilia. Prima tappa del Giro della Sicilia, si attendono i grandi nomi,
E invece vanno via sotto la pioggia due pazzi scatenati. O chi erano questi due pazzi? Ma come fai a ricordarti queste cose? Perché ti posso dire anche i particolari. Non so se ci fu o un problema televisivo o qualcosa, ma la televisione non dettero l'arrivo. È vero. Allora... La memoria elefantina, cioè, ma... Sì. E allora mi ricordo, chiamai l'organizzatore del giro delle Tre Valli Varesine, che vidi sul podio, che era un dirigente della Lega, e disse: ma chi ha vinto? E mi disse: ha vinto... Ma dillo, raccontalo te. No, fu una giornata veramente fredda, acqua dalla mattina alla sera, ma un diluvio universale proprio. In Sicilia, Palermo, la prima tappa era a Palermo. E mi ricordo che io andai in fuga quasi subito, e mi ritrovai con un certo Lobus Lum, un cecoslovacco. Sì, con la Pedeverberi. Scusi, bravo Simone. Insomma, ci stavano, insomma, andai parecchi chilometri in fuga, arrivai quasi nel finale, e c'era un circuito da fare. Mi volto e in lontananza vedo le sirene, le staffette ci sorpassano, si stava rientrando il gruppo, mi stavo per rialzare e mi vedo che mi sfreccia accanto un certo Michele Bartoli. Te non lo conoscevi. Ma come? Sarà a squadra insieme. Ma che dici? E mi fa: andiamo a forma. Oh, ci la fece a prendere le ruote, perché lui con l'acqua andava, era una belva. Insomma, rilanciò la fuga, si può dire? Sì. E si rilanciò la fuga, arrivamo all'arrivo e noi tre, questo Lobus Lum, Michele e io. Dissi: Michele, non si può mica perdere oggi. Te quanto gli offristi? Ci provavo a offrirgli un gelato, che speravo magari... No, niente, io tirai la volata, dissi: qui non si può perdere. Tirai la volata, insomma, c'era bagnato e c'era giovani, spericolati, si facevano le curve sulle orecchie anche col bagnato. E insomma, primo Michele, secondo io. E lì venne fuori che la prima corsa da professionisti, il gruppo Mercatone 1 di questi 15 ragazzi giovani che qualcuno criticava anche, primo e secondo al Giro di Sicilia, prima tappa. Allora ricordiamo, Simone, ricordiamo. Ma poi vinceste il giro, Michele vinse il giro. E io terzo. Vinceste un'altra tappa, Michele. Sì, sì, sì. Primo e terzo. C'era anch'io. Io tiravo tutti i giorni. Vogliamo ricordare chi allestì quella formazione che non c'è più, due persone in particolare? Fu l'intuizione di Franco Gini, che io già nel 91 firmai il contratto, poi come dicevi prima, per il blocco olimpico fino ad agosto non si riuscì a debuttare nei professionisti, e poi il grande presidente Luciano Pezzi. Era veramente, vi prese tutti, perché poi c'era Casagrande. Prese 9 nei professionisti. E ci inserì nel gruppo che c'era certi Baffi, Leoni, Ciupponi, quindi fece veramente un mix fra i professionisti ormai molto di esperienza e un gruppo giovane, che comunque eravamo tutti ragazzi con delle ottime credenziali, quando sono passati lì. E io ti volevo fare la sorpresa, Paolo, e la regia si sta attivando per avere il secondo ospite in linea telefonica, perché ci potrà raccontare cose interessanti riguardo al ciclismo attuale, riguardo anche alla Liegi-Bastogliesi, quindi la regia è attiva per contattare il secondo ospite. Visto che non hai ricevuto nessun comunicato, ormai ti devi godere la sorpresa. Oh, chi sarà? No. Chi sarà? Uomo o donna? Non è per fare del sessismo, ma in questo ambiente, perlomeno di quello che stiamo parlando, credo che le possibilità siano magari nei confronti del sesso maschile. Però nel frattempo, cos'è questa maglia che viene esibita di studio? Miglior gelataio d'Italia. Questo è un dono dei nostri amici Simone, Luca Daddi, Marco Giovannetti, Salvatore Massimo, che hanno organizzato questa cosa qua. Quest'anno, nel 2019, al SIGEP di Rimini, che è la fiera mondiale del gelato, abbiamo vinto io con la mia moglie. E allora dopo si spiega. Lo vogliamo salutare il nostro ospite. Prova un pochino a farti sentire, digli chi sei. Sei italiano? Sono Paolo Fornaciari, te presentati. Sono Paolo Fornaciari, te chi sei? Io? Sì, c'è qui accanto a me
Accanto a me c'è un tuo ex compagno di squadra e ti saluta, Paolo Fornaciari. Vuoi presentarti? Gli abbiamo fatto la sorpresa. Ah, ciao Fornà. Oh, Paci, come stai? Bene, te? Come va? Sei sempre il solito, la voce non è cambiata, eh? I capelli sono un po' meno, e vabbè, sai, le rughe un po' di più, vabbè, però lo spirito rimane quello, Paolo. Paci, mi sembra di essere in corsa, ti sento lontano con la radiolina. Vieni avanti, Paci! sai, ormai le radioline le vogliono togliere, forma. Bei ricordi, eh? Madonna, guarda, ancora mi ricordo quando il Forna, che era quando noi avevamo soltanto un bar, e ci faceva il caffè con la moca prima di partire. È vero, il caffeino mai, non poteva mai mancare. Con le 3C, eh? È vero, Paci, bei ricordi, ma sono contento di sentirti. Complimenti per la tua carriera anche post ciclista, eh? Grazie, grazie Paolo, grazie. Si va avanti di passione, va. Allora, te lo meriti. Paolo, posso andare avanti? Vai, per 5 minuti, Va bene. Allora, Paci, grazie di essere con noi. Paci Villa è il direttore sportivo della Borans Grohe. Prima di te, Paci, abbiamo avuto ospite telefonico Jakob Fuglsang, veramente Horse Category alla Liegi-Bastogliesi. Ma subito dopo, alle sue spalle, il podio si è riempito con i colori nero-verdi. Davide Formolo e Maximilian Schachmann, veramente una squadra che è andata molto bene, che soprattutto sulla Rochefoucauld aveva molti uomini, vero? Sì, allora abbiamo impostato quest'anno la stagione verso le classiche, verso le classiche del nord con Peter e altri due ragazzi, ma poi anche dal Catalunya in poi, Catalunya, Paesi Baschi e Ardennes, con un altro blocco di ragazzi che sono erano delle teste, ormai credo che siano già delle conferme, tra i cui c'è Formolo, Schachmann, Bugman, Konrad, Mulberger, sono dei ragazzi tra i 24 e i 26 anni che stanno arrivando alla sua maturità. Noi li abbiamo fatti crescere in casa gli ultimi due anni e adesso sono con le conferme. Effettivamente lì a 20 km d'arrivo abbiamo ancora, se non sbaglio, 5 corridori in quel gruppo davanti, per cui credo sia stata una bella prestazione della squadra. Abbiamo trovato un Jakob Fuglsang che era imbattibile quel giorno là, per cui dentro le nostre possibilità abbiamo portato a casa il massimo, che era un secondo posto, ma credo non c'era nessuno che poteva neanche arrivare vicino a Jakob in domenica, per cui dovevamo essere contenti. Lo sport è così, il ciclismo è anche saper perdere, e quando uno è più forte togliersi il cappello e fare i complimenti. Hai fatto un'analisi perfetta, cerchiamo di andare un pochino nel futuro. E da appassionati italiani, è un'impressione giusta quella di che Davide Formolo sembra abbia fatto ancora, si sia alzato un pochino di livello, e soprattutto di essere ottimisti proprio in previsione del Giro d'Italia, dove forse Davide sicuramente correrà la classifica generale. Allora, Davide è stato diciamo uno dei progetti più dove c'è rimasto più illusione da parte della squadra. Io personalmente lo alleno anche, con l'aiuto di tutto lo staff della squadra. Io sono magari il punto di contatto, perché parlo italiano, perché credo, lo capisco bene così. E tutti sappiamo che Davide ha un potenziale che veramente, io poche volte ho visto dei numeri che vedo di lui, però sappiamo che vincere le corse e fare il corridore non sono solo i numeri. Però effettivamente ha fatto un passino in più rispetto all'anno scorso. Lui sta arrivando con una maturità, una tranquillità, dopo, mi sa, se non sbaglio, 6 stagioni come prof, per adesso tutto sembra che va per il verso giusto, e andiamo verso il Giro con dei grandi aspettative e credo anche opzioni di fare un bel risultato. Ce l'auguriamo tutti. Ma è vero una leggenda che Davide sia troppo accanito nell'allenarsi, proprio con troppa tenacia, con troppa insistenza? È un ragazzo che ha tantissima passione per quello che fa,
e per lui, se per lui fosse, si allenava 24 ore al giorno. Per cui bisogna, cioè, è uno di quelli che preferisco avere come allenatore, di quelli che devi togliere un po' di illusione, non di illusione, ma un po' di grinta, piuttosto di quelli che devi spingere, no? Cioè, devo dire da parte sua che è un grandissimo professionista, che ce la mette tutta e poi a volte anche vuole anche, vabbè, c'è un detto che dice che Roma non è stata costruita in una notte e lui vorrebbe costruirla in una notte. Un'altra domanda, Paci. 2 anni fa, quando andò alla corte dell'allora Quick Step, Bramati mi disse un gran bene di Shachtman. Poi adesso è venuto nel vostro team e veramente ai baschi ha fatto dei numeri incredibili. Ma dove possa davvero arrivare questo ragazzo è difficile, adesso come adesso, arrivare a capirlo. Perché ricordiamoci, al Giro d'Italia lo scorso anno ha vinto la tappa di Prato Nevoso. È eccezionale a cronometro, va forte nelle gare in linea, ma io non escludo una maturità tra qualche anno di vederlo protagonista anche nelle grandi gare a tappe. Come sa bene il Forna, la ruota è difficile quando diventi corridore, è capire in cosa sei il migliore o puoi essere il migliore. E adesso, come adesso, credo sia ancora un po' troppo presto per dire boh, sarà 1 o 3 settimane oppure 1 settimana, perché è vero che i grandi giri e il fascino che hanno i grandi giri è grande e tanta della storia del ciclismo è stata fatta nelle giri delle 3 settimane, però non è a portata di tutti. Devo dire che lui anche vorrebbe andare in quella direzione là, però dobbiamo essere noi anche come squadra a gestirlo al meglio possibile e vedere dove è il suo limite, no? Quando uno vuole provarci, bisogna saperlo provarci, però magari a volte è più intelligente dire: ascolta, forse questa non è la tua strada e dobbiamo prendere questa qua. Per il momento siamo aperti ed è vero che è un corridore che ha tantissime possibilità. Per noi come squadra è un diamante, perché effettivamente anche per dirtene un'altra, l'anno scorso faceva parte della squadra, la Quick Step, che ha vinto il mondiale con 8 squadre. No, cioè, Canuto va forte in salita, va forte, credo ancora le salite lunghe farà fatica un po', per quello che lo conosco e quello che ho visto. Per un grande giro ancora lo vedo un po' la strada che ha più da fare, più da fare una metamorfosi se vuole essere veramente al top. Per il resto credo che gare di settimana, Ardenne, il cronometro è già pronto per competere con chiunque. Per me veramente è un campione che lo misureremo tra qualche anno, al di là delle 3 settimane, ma veramente dimostra di avere dei numeri e delle potenzialità incredibili. Questo Shachtman. Ospite insieme a noi c'è anche Simone Biasci, è stato anche lui un tuo ex collega in gruppo e ti vorrebbe fare un'altra domanda. Prego Simone. Buonasera Pacivila, e niente, volevo chiederti informazioni su Peter Sagan, perché mi era giunte voci che stava attraversando un momento critico, anche perché aveva un virus che lo stava debilitando. È vero o c'è un'altra situazione dietro per il suo, diciamo, rendimento più basso quest'anno? No, allora c'è stato quello che abbiamo detto. Allora, io credo che c'è stata già detto, ma lo ribadisco. Noi solitamente tutto il discorso del, diciamo, tutta la base e tutta la preparazione per le classiche del Nord lo facciamo in un blocco di 3-4 settimane di allenamento che facciamo tra febbraio e l'inizio di marzo, prima della Tirreno. In quel periodo là Peter è stato malato per all'incirca 7 giorni, dove ha avuto una gastroenterite che, al di là del fatto che non è stato bene, ma veramente ci ha tolto una settimana di lavoro molto importante. E lì dopo abbiamo rincorso il suo stato di forma, il suo stato di grazia, e poi alla fine ci è mancata quella settimana là, perché se vai a vedere, non so, per dire anche la Roubaix, quando lui è venuto fuori dal Carrefour dell'Arco, fino là, se lo vedevi in televisione anche lì, cioè, vedevi che era, secondo me, più forte alla fuga, o almeno all'altezza di tutto il resto. Il discorso è che poi si è spento,
No, ma infatti quello che si notava nelle gare è che sembrava comunque un Peter Saga competitivo, ma nei finali di classiche, soprattutto nei finali di classiche, spesso si è, come hai detto te, spento, tipo la Roubaix, che è passato ad avere a livello televisivo, ripeto, una gamba molto importante, e a finire la benzina, ecco. Infatti questo è stato un po' il problema, che fondamentalmente la vasca che ci vuole per le classiche, specialmente il fondo, non ce l'avevamo. Normalmente, quando, lo sapete anche voi, più dura e più lunga la gara, e normalmente più differenza fa Peter. Invece quest'anno questo è proprio il contrario. Ho capito. Paci, vi farebbe comodo un gregarione come Paolo Fornaciari alla Bora? Sempre, sempre. No, ma non uno, 3-4 ci vogliono come Paolo in squadra. Paolo, già, Paci, sei sempre il numero uno. Guarda, una cosa ti dico, quei ragazzi che te alleni, che dirigi, sono fortunati a averti come direttore sportivo. Ti saluto, ti ringrazio della tua disponibilità che hai avuto, dell'intervento in questa trasmissione, e mi ha fatto tanto piacere sentirti. In bocca al lupo per il proseguo. Grazie Paolo, grazie per le tue parole. Per me, mi conosci, io cerco di fare il bene di tutti, sono uno che... mi piacciono i ragazzi, mi piace trasmettere, il ciclismo per me è la passione, e vabbè, cerco di portare qualcosa di buono al ciclismo e ai ragazzi che con cui lavoro. Certo, e prima di ogni gara prendi il caffè, dammi retta. Sempre, sempre. Paci, per calarci in conclusione nell'atmosfera proprio tipica basca, il ciclismo, fra le tante passioni della tua terra, è proprio lo sport numero uno? Oddio, dire che il sport numero uno davanti al calcio, mi sa che magari in Belgio, ma il resto mi sa che siamo minimo secondi, però sì, effettivamente per noi è una passione, un po' come in Italia, in Toscana oppure in altri posti. Da noi, sì, quando ero bambino sicuramente era alla pari del calcio, e sono cresciuto in mezzo alle biciclette, e abbiamo passato dei periodi duri, adesso anche squadre under 23, professionisti, ne abbiamo due squadre, tre squadre più da Movistar, per cui stiamo ricrescendo come squadra. C'è ancora il discorso della vecchia Eustatel che sta rinascendo, sembra che prenda ancora forza, e speriamo. Si pedala tanto, anche se il tempo non è bellissimo, però ci piace anche bagnarsi in bicicletta. Paci, ti incontreremo sulle strade del Giro d'Italia? Guarda, ho voluto cambiare un po' il mio programma, perché dopo 5 anni facendo seguendo Peter, facendo sempre le classiche più tour, quest'anno ho deciso di fare fino alle classiche, ok, ma dopo avevo bisogno di cambiare un po' di avere un po' nuovi stimoli e di vedere nuove cose, perché mi piace ogni 2-3 anni fare dei cambiamenti. Non so, 2 anni fa ho finito il master di alto rendimento, l'anno e quest'anno mi sono messo col tedesco a tutta, e anche volevo fare un cambiamento, e ci sarò al Giro le ultime 2 settimane, sì. la prima cronometro, poi torno a casa per 4-5 giorni, poi ci sono dal secondo weekend fino alla fine, e mi fa tantissimo piacere, perché è da quando correvo che non ci sono più tornato, per cui, bene, sì. Questo fa piacere anche a noi, quindi farai la crono di Bologna, poi tornerai a casa? Sì, perché se no divento troppi giorni, perché dopo faccio anche tutta la vuelta. E l'energia bisogna un po' mantenerla, ma sì, faccio il primo weekend, poi torno a casa in settimana e poi ritorno per il secondo weekend. Perfetto, sempre la cronometro un po' di San Marino. Grazie Paci, di essere stato Paci con noi. Grazie. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. È stato davvero un piacere, eh? E poi è stato bello veramente anche il vostro incontro, questa amicizia, certo, proprio questi particolari, questi episodi. Senti Paolo, noi siamo in debito con te, che ma succede? Ce lo racconterai con calma, perché ti abbiamo interrotto, avevamo linea Paci, sì. E ce lo racconterai, allora dedicheremo poi a questo salutino tutta l'ultima parte della puntata, quindi ancora spazio ai nostri partner commerciali, e poi certo, torneremo qui negli studi di Space TV. Prego la regia. Da 50 anni Maltinti Lampadari arreda con stile tutti gli ambienti della vostra casa, interni ed esterni.
I lampadari Maltinti sono prodotti artigianalmente con materiali di altissima qualità e con una raffinata ed esclusiva attenzione ai dettagli e alle finiture. Inoltre, nel nostro showroom troverete un vasto assortimento dei migliori marchi classici, moderni, di tendenza che soddisferanno ogni soluzione di arredo. Dove c'è luce, c'è Maltinti Lampadari. Dove c'è Maltinti Lampadari, c'è luce. Vero risparmio, qualità, stile. Venite a visitarci ad Empoli, in via Carraia 126. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Premium Carrozzeria. Scegli il meglio per la tua auto. Un team di professionisti al tuo servizio per ogni evenienza. Premium Carrozzeria. La puntualità prima di tutto. Soccorso stradale 24 ore su 24. Auto di cortesia. Gestione sinistri. Premium Carrozzeria. È a Ospedaletto Pisa. Via Oliva Giovan Battista 14. Telefono 050 98 05 30. Bungee Inerti SAS. La tutela dell'ambiente è la nostra priorità. Recupero, riciclaggio e vendita inerti. Raccolta e recupero materiali edili. Bungee Inerti SAS. Al tuo fianco 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Trasporti conto terzi. Noleggio mezzi operativi con addetto specializzato. www.bungeeinerti.it. Allora, Paolo, dai, ti abbiamo fatto una bella sorpresa, però sì, è stata bella anche per noi, sicuramente. No, sai, quando si stava in bicicletta e si soffre, si gioisce, insomma, ci si abbraccia, si piange, si passa dei momenti, insomma, che restano indelebili, quindi risentire Facci al telefono è stato bello. No, tornando indietro, questa è la maglia che i miei amici mi hanno regalato dopo che io ho vinto, o meglio noi, perché in gelateria abbiamo... anche mia madre e mia moglie che sperimentiamo i gusti di gelato. Quest'anno a Rimini, al SIGEP, che è la fiera mondiale del gelato, ho vinto come miglior gusto, che il gusto si chiama Ariari, un gusto inventato sempre da mia moglie, che l'ho realizzato, è una crema con arachidi e arancia. Ariari è la tua figliola, sì. Specifica. No. Ariari perché arancia, arachidi e arianna. Ah. Sono tre ingredienti. Arianna perché lei era al momento che durante la preparazione faceva questi assaggi, quindi gli abbiamo dedicato il gusto e ha vinto il primo premio. Vincendo il primo premio con il gusto ho potuto disputare la finale come miglior gelatiere, il vincitore di ogni concorso, e guarda caso, tanto bisogna essere anche fortunati nella vita. E ho vinto anche il concorso come miglior gelatiere. Lì funzionava così, la Mystery Box. Una domanda, che differenza c'è tra gelatiere e gelataio? Insomma, in confidenza va benissimo gelatiere e gelataio. Gelatiere, diciamo, è quello che produce il gelato, che gelataio più che alla vendita, ma comunque in amicizia così va benissimo in qualsiasi modo. E, niente. No, quello... sei sbagliato noi. No, ma va bene. La dicitura. Loro hanno fatto questa maglia e me l'hanno dedicata, me l'hanno regalata per dopo 10 anni di attività. Il giorno sono venuti, il 21 marzo 2009 abbiamo aperto la gelateria, il 21 marzo 2019 mi hanno consegnato questa maglia. C'era presente Simone, c'era il Daddy, c'era Giovannetti, Salvatori. Non ci incasta niente col ciclismo, col gelato, no? Perché è una maglia da ciclisti offerta anche da Pisaneschi. Con la speranza loro vorrebbero che io tornassi in bicicletta, sarà dura. La maglia intanto ce l'ho, la bicicletta anche se mi tornasse in voglia di tornare in bici magari. Ma allora, sono d'estate perché quella è leggera. E allora questa cronaca, cogliamola un pochino anche un pochino di spot. Domani il 1° maggio, se uno vuole mangiare un bel gelato, dove deve capitare? Dio, all'ultimo chilometro, a Buggiano. Siamo aperti dalle 5 della mattina fino a mezzanotte la sera. Sicché anche per i panai, se voglio fare, dopo che hanno consegnato il pane, il gelato... Cioè, la gelateria, insomma... No, Paolo, Paolo veramente alle 5 la mattina in gelateria per fare già gelati. Ora lui fa il modesto, ma nel senso... C'ha una passione incredibile e secondo me la passione che
vedo fare il gelato, i sacrifici, perché poi alzarsi la mattina presto per andare in gelateria e già iniziare a programmare la giornata lavorativa, alla fine veramente l'ha premiato e la differenza l'ha fatta poi in questo titolo che secondo me è meritatissimo, e si parla di un titolo nazionale, quindi nel senso lui fa il modesto, ma in realtà dietro c'è una lavorazione, sì, dietro non indifferente. Io insomma ho detto la ragione della mia bimba, l'Arianna, dice te papà sei fortunato, hai corso in bicicletta e ti garbava, ora fai il gelato e ti piace, cioè fare un lavoro dove c'è sacrificio, ma ti piace, quindi anche i sacrifici non li senti, no? Il ciclismo è questo, sono lezioni di vita continue, veramente anche stasera mi ci sono messo anch'io, abbiamo aperto delle belle parentesi che fanno capire quanta amicizia possa trasmettere uno sport che è fatto di tanto sudore e fatica, forse è per questo che riesce a trasmettere tanti bei sentimenti. Simone, tornando un pochino all'agonismo, Formolo potrà fare classifica al Giro d'Italia o dobbiamo affidarci soltanto a Nibali? Formolo negli ultimi anni è sempre stato, diciamo, una scommessa per il Giro, doveva essere un po' in prospetto quello che in questi anni dovrebbe dare un po' un uomo di classifica, no? All'Italia. E anche l'anno scorso aveva grosse ambizioni, poi mi sembra forse è arrivato decimo l'anno passato. Forse due anni fa, non lo so se l'anno scorso. Comunque anche l'anno scorso ho seguito il Giro, era ridosso dei top 10. Speriamo quest'anno che questo risultato che ha avuto alla Liegi, quindi una grandissima corsa, gli dia quell'iniezione ancora più di fiducia per essere ancora più convinto. Ecco. E senti Simone, detto da te forse ha più valenza che riguarda il sottoscritto. Ricordiamo che Formula è stata una scoperta di Daniele Tortoli, sì, che sì. Paolo già. Particolare ce l'ha avuto alla Bottegone negli ultimi anni di dilettantismo. E Daniele si è mai confidato con te, ti ha mai detto di questo ragazzo? No, io Torti l'ho sempre trovato come avversario, perché correndo per Locatelli, diciamo, la squadra dove correva Paolo era un po' l'antagonista nostra, no? Quindi Torti era un po'... Io ora questo non ti so dire, però io questo Formolo è anni che ne sento parlare bene, probabilmente il fatto che ha vinto subito una tappa quando era giovanissimo... A livello mediatico hanno subito catapultato forse oltre quello che era ancora la sua maturazione, quindi ti aspetti subito tanto, poi quando in realtà lo sai anche te che un po' di anni di professionismo occorrono per fare veramente il salto di qualità. E invece a Paolo vorrei chiedere, tu che hai avuto tanti capitani, a questo punto divento un capitano più che mai esperto, ho vinto due Giri d'Italia, una Vuelta, un Tour de France, cosa potrà fare Vincenzo Nibali al prossimo Giro d'Italia, secondo te? L'importante è che Vincenzo abbia gli stimoli giusti per affrontare la pressione che dicevo all'inizio di capitano. Ma non è nuovo a questa pressione. Lo so, però diciamo riconfermarsi è sempre difficile. Questa è una regola. È un Giro d'Italia, un tour dove tutti i giorni anche una pulce ti può dar noia, è veramente dura. Io spero che abbia fortuna, perché la fortuna la metto sempre negli ingredienti di una vincita, e che si impegni, che crei un bel gruppo che credono in lui e che lo aiutino a realizzare un altro grande bel successo, quello sì. Simone, sarà un Giro d'Italia con una statellista eccezionale, veramente, sì, che sì. Da tanti anni che non si vede così. Pensi a qualcuno che riesca a spuntarla sugli altri? Se tu dovessi fare un nome, tu sei molto attento. Dei favoriti, dici? Sì. Ma sai, io penso che un Giro d'Italia sono quelle gare che non è che partono in tanti per poi arrivare a successo, perché è difficile improvvisare, come dice Paolo, sì, la fortuna, ma a lungo andare è una forza. Allora, tappe. Prima di mandare la sigla, ti faccio qualche nome: Dumoulin, Simon Yates, Nibali, Bernal. Bernal siamo sicuri che faccia Bernal il giro. Sembra che lo faccia. Io penso, sono molto fiducioso in Nibali, perché l'ho visto molto bene al Giro del Trentino. E la sorpresa di dire Bernardi è un po' scontato, ma anche Bernardi, se sarà fortunato, cosa che lui purtroppo non ha, potrebbe essere uno. Non dimentichiamo Angel Lopez, che ha fatto terzo l'anno passato, ha già vinto il Giro di Colombia e anche, mi sembra, i Paesi Bassi. No, ha vinto il Giro prima. Cos'era? Il Catalogna che ha vinto. Sì. Quindi non scordiamoci anche di Angel Lopez. Il Giro Baschi l'ha vinto Ioni Zaghiri, sì, e l'abbiamo avuto ospite. Sì. Allora, magari Simone...
verrai a trovarci in qualche puntata a parlare di Giro d'Italia. Te, sì, Paolo, ci sono volentieri. Te, Paolo, veniamo allora tutti a Ultimo Chilometro a sentire le tue, certo, le tue delizie. Noi ringraziamo ancora tutta la regia dello staff di Antena Go che ci ha supportato e sopportato, ma insomma credo sia uscita una puntata davvero interessante con grandissimi ospiti. Noi non ci resta che salutare, augurare buon primo maggio a tutti e un arrivederci al primo lunedì con sui Pedali Magazine, al primo lunedì, se non vado errato dovrebbe essere il 20 maggio, il primo lunedì in cui il Giro riposerà. Sarà proprio il momento ideale per fare proprio un'analisi più approfondita dopo una settimana di corsa. Buona serata a tutti. Vedeci. Audio Jungle. Audio Jungle.